Ciao Dani. No, io non sono venuto in guerra, sono venuto in pace. Io sono rilassatissimo, mi vedi in guerra. No, no. Allora, la finiamo, nel senso che tu mi dirai, sei te che vai avanti, va bene. Allora, l'ultimo periodo ti ammetto che sono stato io. Ma adesso io non voglio neanche fare la gara di chi ha ragione, chi ha torto, chi ha iniziato. Allora ti faccio parlare. La gara io non la voglio fare, però gli ultimi 20 giorni chi è che ogni live, ogni cosa l'ha fatto? Mo, lascialo stare, no, io non ho mai detto di non essermi tirato indietro. Anzi, tu sai che se volevo farla adesso, sai che vado molto pesante per ore e ore. Non sono mai andato. Ciò ti dico, vabbè, mo puoi parlare. No, no, ma io che negli ultimi 20 giorni sia stato... io a iniziare e a tirare frecciatine nei video, soprattutto perché mi postano tanto negli ultimi giorni, soprattutto nei video. Sì. Aspetta, mi dicono che mi sento di merda. Aspetta, fammi uscire in trap perché mi dice. Vai tranquillo, tranquillo. Vai da qui, posso leggere la chat. Ciao Dani. Vabbè. Ciao Alfonso, e poi parliamo anche io e te. Ripeto, io non sono. Adesso sto tornando dallo stadio, sto quasi a casa. Quando okay. Devo rispondermi su Instagram, perché a me non piace fare lo show in live, insomma. No, ma io non voglio, io non sono entrato per fare show, io non... Non dicevo, nel senso, io non voglio, cioè, queste sono questioni da, secondo me, da risolvere in privato, nel senso, perché alla fine... Sì, no, io con Ello ho parlato in privato, ad esempio, e quello che dovevamo dirci, se lo siamo detti, rimane tra me e lui, quindi non... Assolutamente. Però con Spacca voglio un attimo risolvere, nel senso che voglio metterci la pietra sopra e poi voglio sentire anche la tua. E poi se vuoi rispondere in qua o mi rispondi poi in privato, come vuoi te. Vabbè, in attesa di Spacca, cioè Dani, io ti ripeto quello che ti ho detto su Instagram, nel senso può essere strano perché... magari la tempistica, come hai detto te, non è quella giusta, ma io veramente mi riferivo a quello che diceva Nello in base a chi in chat fa il bello e il cattivo. Mi dite se si sente? Adesso sì, si sente bene adesso. Adesso va, ok, sta a posto, va. No, ma finisco, poi lascio a Dani. Davo ragione a Nello sulla questione proprio di chi in chat fa adesso dà ragione a uno streamer, poi va dall'altro e dice quello. Cioè, poi... No, ma Alfonso ascoltami. Allora, io chiudo. Cioè, poi, per tutte le live di Spacca, ho scritto in quella live, però ragazzi, basta litigare tra sì, perché io, cioè, seguo lui, cioè, è brutto poi trovare sempre litigi tra streamer. Io dicevo... Io mi devo attaccare io a te, Alfonso, perché in questi 10 giorni per fare pace ho litigato con tutti. Vabbè, ecco. Ma tralasciamo, va avanti. Alfonso, io ho capito, però se tu ti riguardi quella clip là, cioè, si vede proprio che Nello dice quelle cose là e tu sottocivi. Cioè, è proprio una cosa di tempistica, capisci? Lo so, ma io, come ti ho detto su Instagram, io manco sapevo sta storia. Cioè, e poi, nel senso, se avessi voluto fare il doppio giochista, lo facevo solo adesso, cioè l'avrei fatto già da tempo. Ma io non mi ricordo cosa ha detto prima Nello, perché poi ti risolvi. Intendo da prima, ma anche ma boh, Alfo, hai sbagliato, non ce ne frega un cazzo, vai a fare in culo, Alfo, va via, non dormi, quando doni 50 euro avrai ragione nel mio canale, ecco va qua, ma in realtà cazzo, io solo i soldi, cazzo me frega a me di te, della tua vita, cazzo me fotte, va avanti, che mi tagga su Twitter, vai per la panica, vallo a parlare, che già ci metti un'ora, se no, vai, esatto. Allora, io ripeto, sugli ultimi 20 giorni ti do ragione, ma poi non voglio tornare prima perché ho sentito tutta la live che hai fatto con Gianni e Nello l'altro giorno, non sono entrato anche perché l'orario non me lo consentiva di entrare, e anche avessi voluto non sarei entrato comunque perché mi conosci. Se dopo quella cosa lì che ha detto Nello sai come sarei entrato. Ma io partiamo da un presupposto che anche se tu credi il contrario, e Nello te lo può testimoniare, io mi ha detto io devo attaccare Dani perché mi ha fatto incazzare col post. E io ho detto ok. Poi quando è andato su quella cosa là mi sono detto. No, spacca. Io quando ho detto quella cosa lì non mi riferivo al fatto delle parole.
non ho mai detto che tu eri d'accordo con lui per quei termini là riferiti. No, io ero d'accordo che lui ti attaccasse, quello sì, ma ti attaccasse anche quello che il post era rivolto da, a lui, tu l'hai fatto anche a lui. No, ma sì, mi riferivo a quello, non a, agli altri. Io lo sai che non la tocco mai, anzi, io ho riconosciuto sempre di aver sbagliato io all'epoca. No, vai tranquillo, io non mi riferivo a te su quella cosa. Ah, ok, no, quello, perché hai detto no, l'hai detto nella live del Pandorino, perché nella live del Pandorino hai detto, clip testuale, 9:58, 10:12, che poi dopo io ormai le tengo memorizzate orari per la vita. Ah, è quello, l'ha fatta apposta quello lì che se n'è andato dalla TV, che ha fatto quelle parole inaccettabili, che era complice di Nello. Che batte, no, ma allora che tu eri d'accordo con lui per farlo entrare, ma il mio senso era che sai che quando fai entrare Nello è un vabbè, ma io pensavo che ti insultasse a te, l'avrei accettato, ma a lei non pensavo che gli avesse detto questa cosa che non mi trovavo. Ecco, a te l'avrei accettato, io mica ho detto che non dovevo insultare a te, ho detto che non dovevo insultare. Ma io gli ho detto anche lui in privato che se mi davi del coglione per quel posto là, io l'avrei accettato, perché era riferito a lui. Ma lui mi aveva detto che voleva intervenire su quel posto là e diceva che Dani non fa sempre se stronzate dei post e condivide. Vabbè. E ha detto io attaccavo là, poi che è partito sull'altra persona, io non c'entravo niente, appena l'ho capito l'ho buttato giù, questo per completezza, anche perché non l'ho mai attaccato in anni, quindi adesso no, assolutamente. Boh. E il resto che ti ha dato fastidio, perché tu alla fine, ok, non dici le cose e le fai intendere, io adesso voglio sapere tutto quello che ti ha dato fastidio. Di cosa? Dei miei comportamenti in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Vabbè, ma allora scusami, già permettiamo l'ultima live che hai fatto, ore 6:12, 6:54. Io ho detto, mo mi sono memorizzato, perché ho detto uno, clippami tutto, dimmi il minutaggio e fammi vedere, perché sennò dopo mi danno pure torto, che non so io a iniziare. Ma l'ha detto, ma la colpa è sempre di quello là, la colpa è sempre di quello là. Sono stati 45 minuti. Scusami un attimo, se ti trovo questa cosa qui. No, voglio risponderti. Il fatto è che su quella cosa lì, cioè io non potendo entrare nella sera, io in un modo o nell'altro dovevo risponderti. Cioè non è che potevo far passare quelle cose, tutto quello che hai detto. Allora, iniziamo a dire che io la rilevanza della crew non l'ho discussa. Partiamo da questo presupposto. E anche là hai messo, quello è stato un discorso che ha fatto Nello. Io non l'ho fatto. Mi hai sentito dire, io ti ho detto che non conti nulla. No, ma io ti ho attimato te. Nell'ultima sera. No, ma era un discorso in generale di tutti e due. Però l'hai tirato. Cioè, io devo precisare. Ok. No, io quello che devo dire lo dico sempre. Cioè, non è che... Non mi frega un cazzo. Cioè. Ecco, per esempio, io apprezzo di più che fai l'intervento dentro in live piuttosto che i 47 post al giorno inutili, ma io poi sono molto tranquillo in questi 20 giorni, cioè nel senso... Ma io spacca, tu mi conosci, allora, se io non sono tranquillo, sono nervoso, sono incazzato con te, se entro non finisce bene, quello ma è io senso. Non ho detto che dove... No, ma io non ho detto quando stava Gianni, perché Gianni... Figurati, fa da solo, non è quello il problema. Io ho detto, in generale, non è che dovevi entrare a fare il manforte a Gianni, ma non è quello. Dico, invece di fare la live da Pandorino, il post del pomeriggio delle 12:50 col film con citazione implicita, fare la live, perché non è che sono fesso. Non è che sono fesso. Cioè, il film, la citazione del film, chi l'ha fatta? L'ho fatta io o l'hai fatta tu? L'hai fatta tu? E sono a 3:20 e sempre non ho risposto. Questo no, aspetta, no, il film di oggi tu dici di Joker. Perché a chi era rivolta? No, a chi allora presente allora, il passato. No, aspetta, io quello era una critica a me stesso, non era una critica a te. Vabbè, io voglio crederti, però. Scusami, andiamolo a rileggere, perché poi vorrei un giudizio da uno neutro, cioè non vorrei da uno della chat, cioè vorrei, però non so chi potrebbe essere il neutro qui, però volevo da uno neutro. Quando vi sentite una parola, però non fate perché dite, per esempio, non parla tu Riccardo che sei un coglione. Allora, dove stai? Abbiamo smesso di cercare mostri sotto il nostro letto quando abbiamo capito che erano dentro di loro. Vivo completamente nel presente, non nel passato, non nel futuro.
Ecco, allora, questa ultima frase qua, è riferita a me, perché io molte volte mi incazzo con chi dice devi avere progetti, programmi, queste cose qua, e allora io sono sempre uno più vive la giornata. Era veramente, guarda, ti giuro su chi cazzo vuoi che era riferito a me stesso, non a me. Ma questo mi fido, ma capirai che anche lì la tempina... che essendo che comunque in sti giorni qua, ok... beh, scusa, che la vendita esterna non è un posto che c'ha un senso di... Sì, può essere, Boh. Beh, dici tutto quello che devi dire, e poi dici che io riparto la frittata. Io ti risponderò proprio con rilassatezza, come ho risposto a Gianni. Cioè, io proprio sto. Allora, quello che doveva dirti Gianni te l'ha già detto inerente alla crew. Io ho apprezzato finalmente che, ad esempio, sul discorso delle segnalazioni del canale hai ammesso che eri a caldo, e preferisco che mi dicano. Ho visto, no, lo ammetto lì, è stato a caldo perché ho visto gli utenti. Io lo spiego meglio. Il canale non è che era chiuso, era impossibilitato a operare. Tant'è che ho dovuto chiedere un'agenzia di TikTok, che è stata molto reattiva, che me l'ha fatto fare dopo 3 mesi, ma quando mi serviva TikTok me l'hanno fatto cadere e non me l'hanno fatto ripristinare. Quindi non è servito, cioè da una parte è servito e da una parte non è servito. Precisazione. Quindi io avevo il canale che non potevo pubblicare, non potevo monetizzare, ed erano i video al di fuori del contesto per segnalazioni di violazione alle norme della community, per una serie di segnalazioni ingenti, e l'agenzia è dovuta intervenire a precisazione. Poi naturalmente al caldo ho attaccato, perché poi mi sono girato i coglioni, okay. E sono d'accordo, e io su questo chiedo venia, ma lì mi sono girato i coglioni e l'ho ammesso anche a Gianni. Questo è un dato di fatto, perché lo ammetto, non è che io dico solo io, anzi ho messo tanti errori, ma li ammetto, anche se pensi al contrario, io sono molto autocritico. No, ma no, no. Allora, il discorso è che in questo anno qua, secondo me, si poteva continuare ad avere un rapporto di qualche live, entrare e quant'altro. Il problema è che adesso non sto dicendo colpa tua, colpa mia, io non metto gli altri da più, parlo di me e te. No, in un modo o nell'altro, secondo me, si poteva continuare comunque tranquillamente a collaborare una volta ogni tanto, collaborare, comunque entrare in un live o quant'altro. Il fatto è che, secondo me, siamo stati entrambi dei coglioni. Tutto lì. Perché sì, ma quello ci sto, perché io poi sai che non mi tiro indietro, però... Il problema è che al di là della tua coglionaggine, cioè io alla fine, il problema è che io sono, io l'ho spiegato pure a Nello, ma io le parole che dico a Nello in privato le dico anche qua. Io a livello umano mi sono sentito umiliato, ma questo io lo ribadisco, è perché, faccio un esempio. Se fosse, perciò poi non capiscono quando mi paragonano ad Agropoli TV, perché lì è diverso, è che Agropoli TV se n'è andato, dando le colpe al più debole, perché il mostro, basta che parli contro di me e tutto si agita, live bianco nera sia, tutti si agitano, perché fa bene, diciamo che sono lo sgarbi del tubo, ma a me sta bene pure. E allora io a livello umano sono stato umiliato, perché, per fare un esempio, l'ho già detto, la live di quel sabato sera, la finzione del pomeriggio, se per esempio le cose fossero andate col senso di dire Dani non vuole più, ok, perché Dani e Luca sono i principali, poi naturalmente Gianni è il leader, è il leader tecnico, perché è come l'allenatore, cioè l'allenatore Gianni è il leader tecnico, è inutile che stiamo lì, ognuno c'ha un suo ruolo, è il leader tecnico. Io l'ho già detto, vuoi che ti racconti come è andata quella live lì del venerdì sera? Quello mi sarebbe okay. Allora, quella live lì era partita tra me, Gianni e Luca, ma inizialmente per gioco e per scherzo. Ok, poi dall'altra parte tu l'hai presa un po' più sul personale e lì ci siamo un po' incazzati anche noi, capisci? Perché poi hai detto delle cose... Ma andati a vedere quella live che hai sì, fatto. Sì, ho capito, ma quante volte tu scherzando... No, ma scusami, aspetta un attimo, sabato sera non è stata una live classica, no? Dove si capisce, c'è stato Luca che ha fatto un monologo di 25 minuti a dirmi le peggiori parole. Che poi il problema è stato, per orgoglio, proprio perché io ho sempre detto... Allora, premettiamo una cosa, perché io l'ho ribadito pure in quella live. A me, e si è visto dal tipo di live che ho sempre fatto, dal tipo di scontri che ho sempre fatto, a me nessuno mi ha mai chiesto di fare qualcosa o di dire qualcosa. Se io mi scontravo con Nati per vincere, era una mia scelta.
se e come all'epoca Nati per Vincere chiese a Gianni: Gianni, per piacere fai smettere a spaccare calcio pirata. Ha detto Gianni: ma io lo controllo io, figurati se qualcuno glielo chiede. Questo lo precisiamo. Quindi io l'ho sempre detto che non mi è mai stato imposto niente. Quella live però era il massaggio che Luca faceva a mezz'ora di offese. Ripeto, ma io non ce l'ho più, cioè, da quel punto di vista, già l'ho detto a Luca pure sto fatto qua, non è che disse mezz'ora di offese, e io dovevo scrivere nel gruppo a chiedere quasi scusa per aver sbagliato, per il gruppo che io giuro, e Gianni continua a dire che mi è stato detto, ma io del gruppo Telegram non ne sapevo assolutamente. Ma spacca il discorso del gruppo Telegram, è molto semplice, cioè quello che ha dato fastidio è che se tu crei un gruppo, che tu sappia o non sappia, in un modo o nell'altro sei responsabile. Ma se posso essere pure d'accordo, ma visto che non mi portava guadagno, non l'ho cagato proprio. Ok, ma c'è. Aspetta, tu Alessandro, stai qua, stiamo discutendo. Stai qui, però al momento non ci stai, capito? Ti metto allora, dai, ci vediamo fra un po'. Allora, dai, esco. Dai, vai, che dobbiamo fare una cosa. No, se non ti volevo lasciare in attesa, dopo, okay, giusto. Se, copiati il link, dopo ti faccio entrare. Ciao. Sì, ok. Ciao. Allora, ma. No, cazzo, lo dovevo dire, venivo così a terra, sembrava proprio. No, gruppo Telegram, comunque mi pare avevi qualche moderatore o moderatrice. No, io l'ho già detto, i moderatori, io lo so, era Claudia che non li guardava, e lo confermo, era il coglione di Riccardo e l'altro coglione, io adesso non mi ricordo chi era. Perché adesso okay, Allora, di quel gruppo là, io capisco, no? Bastava dire, cazzo, scusate, ho sbagliato, basta, finiva lì, io questi qua chiudo il gruppo e basta. Lo chiudo dopo, ma l'ho chiuso, ma io non lo sapevo. Il gruppo l'hai chiuso, però per certi versi sembrava che ti stessi giustificando da una parte. Ma io non mi dovevo giustificare, perché non lo sapevo, come faccio a giustificarmi di una cosa che non so, scusami. Io non lo so questo gruppo. Ma potevi dire, sì, Mi scuso, anche se non era colpa tua direttamente, mi scuso, finiva lì, capisci? Effettivamente sono stati dei coglioni, basta. Che poi io l'avrei detto se invece di fare una live del sabato sera di un'ora e mezza ad attaccarmi e offendermi pesante, perché cioè al di là della live che di solito la sceneggiata, ok, e io là la potevo pure accettare, e la live di Gianni di quella sera che è stata di cattivo gusto, ma l'intervento di Luca che non mi è piaciuto. Allora io che devo fare? Scusami, vado nel gruppo e dico, scusami Luca, allora lì farei vedere che c'è un padrone, ma io non avendo padroni, allora io lì, ha sbagliato Luca quello che dice, io ho esagerato, faceva parte comunque di una live accesa, chiariamoci. No, invece si voleva in quel gruppo che io dicessi, scusami, ho sbagliato io. Nessuno si aspettava. Allora, la cosa si poteva chiarire tra te e Luca, te Gianni, te e me, quant'altro, era. Però quello che si aspettava quantomeno era per quanto riguardava le tue live, che non ti sei mai fatto sentire scrivere. Quello era il senso, cioè, comunque qualcosina. Ritorniamo a quella vicenda. E io lì posso essere concordo, ma io come sempre faccio, è una questione di spirito. Se io a novembre ho saputo del fatto di Luca, mi tolsero la monetizzazione, quindi Luca ogni tanto mi scriveva dei messaggi audio che veramente ti lasciavano angosciato. Mio padre continuava ad avere problemi di salute, e che io non dicevo perché sono fatto così. E il discorso qual è? È che avevo i problemi di salute di papà, avevo i problemi di Luca, che fidati, è una fortuna che voi non avreste saputo niente, perché quei messaggi ti avrebbero fatto vivere malissimo, perché dal primo giorno che mi disse quello che aveva, che non me lo disse esplicitamente, io ho detto purtroppo non c'è niente da fare, quindi io aspettavo sto momento e vivo sempre col groppone, perché quella settimana litigai con voi, arrivò Peter Pan ad attaccarmi, stavo a Torino, mi scrisse un messaggio audio e non lo risposi perché mi aveva visto una live con Mario Mister, mi disse di Retevi, io ti seguo, sta un po' meglio la situazione, credo che si possa un po' migliorare. Io ho pensato che stesse ancora nel periodo buono, e dopo due giorni è successo quello che è successo. Quindi io ho avuto tutti questi problemi, e naturalmente il mio spirito mi ha tolto la monetizzazione,
per 2 o 3 mesi. Ho avuto il problema a casa, ho avuto il problema lì, e visto che io sono un po' coglione da questo, io non mi confido con nessuno, non chiamo nessuno. Lo so, quello è vero. Ma pure Claudia si lamenta, cioè Claudia è una santa perché patisce tutto, mi difende tutto. Io molto spesso, come non la difendo neanche pubblicamente come due sere fa, perché sono fatto così, c'è un carattere un po' enigma, c'è un po' mi devi chiamare tu, ma non perché faccio la star, perché sono fatto così. Quindi lì hai ragione, però è logico che io non potevo, cioè io poi lo dico, io una mattina mi sveglio, mi chiama Nello, no devi rimanere in live, Claudio mi chiama in live e poi mi fido, perché sono incoerente su questo, perché io vivo di emozioni, perché purtroppo io di YouTube non la faccio, capito, con lo scaletta che io la mattina mi sveglio e faccio The Show Must Go On, capito? Ho capito, ma su questa cosa qui, per carità, allora, ognuno è fatto come cazzo vuole, il fatto che comunque deve essere troppo introverso e non comunicare con gli altri, uno non può neanche sapere cos'hai. Ma quello lo so, ma perché quello è il problema della mia vita. Io sono io sembra che sono esuberante, figlio di quattro zoccole, come dicevi tu, e quant'altro. Però il problema è che io poi nella vita sono profondamente timido, che anzi mi allontano dove sta la massa, perché proprio sento l'intolleranza sociale. Poi quando prendo confidenza, naturalmente sono estroversica, abbattuto, faccio tutto quello che c'è da fare, ma quello è un mio errore, ma io mi prendo la responsabilità di quell'errore, cioè nel senso che è vero che dovrei comunicare, ma fare un esempio, io a Gianni non lo chiamai per il fatto di patto, prima di tutto perché avevo problemi sempre a casa con papà, poi c'era stato il problema della fidanzata che era venuta a Bologna, poi sono andato a fare un giro turistico, e detto questo, io il problema lì è che quando arrivò Davide Bianconero, quando arrivarono tutti a trattarmi come una star, io mi sono sentito in imbarazzo, e te lo può testimoniare gente, perché io stavo rannicchiato, perché il mio modo di essere nella cena che abbiamo fatto col capitano e Luca e Claudia era diverso, perché era più intima come cosa e mi sentivo a mio agio, cioè nel senso che io poi devo prendere la confidenza, io sono uno che non parla quando sta la gente, cioè, capito? Cioè non è che sono no, io capito, ho sempre detto, il percorso di YouTube è nato perché usciva quella parte pazzoide di me che nella vita non sarebbe mai uscita, perché se io vado nella vita, non picchio a nessuno, non meno a nessuno, non insulto a nessuno, non sfotto a nessuno, anzi, sono proprio l'emblema della pigrizia e della rottura dei coglioni, cioè, capito? Per questo non è che io fingo per fare i soldi. Poi, altra precisazione, io ho sempre detto di aver guadagnato è appena guadagnato per mangiare una pizza, e io l'ho sempre detto che all'epoca, in proporzione agli iscritti, io guadagnavo più di Gianni, ma perché quella era una bella, io volevo il mio spazio, io ho fatto sempre solo per i soldi, quindi i video adesso li ho fatti per i soldi, perché erano mesi che non pigliavo una cosa, e quando fai video con 200.000 visualizzazioni capirai che ti sei sistemato. Ho capito, no, allora aspetta, sul discorso soldi quant'altro, vabbè, anche sul discorso, no, che a parte che comunque tutti lo facciamo per soldi su YouTube, a parte quello, io lo dico che sono stato incoerente, perché l'ho sempre detto che non avrei portato contenuti non originali, però ti riferisci a una cosa che ho detto io comunque, esatto, perciò okay. Io non sono d'accordo, ad esempio, su quello che hai detto a Gianni sul discorso, ad esempio, di Formula Juventus e di queste cose qua, perché tu sai benissimo che se c'è un ritorno economico, tanto di guadagnato, ma se non ti piace. Allora faccio la precisazione. Allora, sai qual è la differenza, secondo me? Però è nella mia opinione. Non è il ritorno economico, cioè per me puoi farti pure la PlayStation 5, non è quello il problema. Io che ricerco sempre soldi, non giudico a chi prende i soldi. E indipendentemente se ne prende tanti, se ne prende pochi, non è quello il discorso. Io ho sempre detto che è giusto prendere i soldi, anzi è giusto riconoscere le ore di passione. Ho detto una cosa che secondo me puoi condividere, non puoi condividere, ma quello è un gusto personale. Qual è stato il successo della crew? Inizialmente si cresceva tutti proporzionalmente, perché è logico che Gianni rimane sempre un fuoriclasse, anche perché c'è una visibilità adesso social pazzesca, ma non è quello. Luca vive di Gianni, nel senso che è la coppia perfetta, e tutti gli altri c'è un distacco. Non è che non servono, perché serve la parte tecnica, serve Pandorino. Prima era uno spirito garibaldino, dove tutto veniva preso meno sul serio e tutti era spontaneo, le serate dei karaoke, le serate dei Posso dirti una cosa su questa cosa?
sai bene che più cresci, più gente ti segue e più gente importante ti segue. Non puoi più usare certi termini che usavi prima, non puoi usare più certe robe che usavi prima. No, ma sui, ma sui termini io sono d'accordo. Anche se portando Nello ogni giorno è una live di Milano, sì, lo so, quello, lo so. Però è un discorso che io ci sto. Io dicevo come originalità, se si vede che ormai è, se, lasciando stare che il problema dell'allenatore è sempre lo stesso, ma adesso, ma il problema è che proprio il contenuto ci vede che non ha meno spontaneità, è che secondo me si è preso una strada di prendere dagli altri invece di rimanere spontanei, ma questo è un gusto da spettatore, perché secondo me, indipendentemente da quello che dici, anche se tu soffri le critiche social, ma anche io le soffro, però io le rispondo in maniera più scanzonata perché capisco come dire. Quando tu la gente si emozionava tantissimo perché tu in ogni live della Juventus Crew non sapevi cosa accadeva. Adesso la sensazione è che tu, sai cosa accade. E questo a me è abbastanza... Allora dipende chi c'è in live, prima cosa. Seconda cosa, sì, ok, io capisco dove vuoi arrivare. Allora, poi attenzione, professionalmente ci sta la crescita. Io non ho detto che non ci sta la crescita, perché pure io all'epoca, sì, lo portavo per il mio canale, ma è una cosa che porti per urlare repice quando sei un collaboratore. Vedi, invece io ora che sono solo non li porto. Quando li chiedono, adesso senza fare la proporzione, però anche la Juventus è nata tramite amici e poi è diventato quello che è. Cioè, adesso non voglio dire che diventeremo così, ma quello si sta. Allora, io voglio arrivare al punto sul discorso, ad esempio, tra me e te, sulle litigate, sulle discussioni. Allora, tu dicevi che ti divertivi, ok, ma anch'io fino a un certo punto mi divertivo. Poi quando si andava oltre, poi tu hai ragione, negli ultimi mesi ti chiudevo le live anche per delle cose. Sì, ma a un certo punto arrivi che ogni roba non la sopporti più, capisci? Beh, adesso lo ammetti, prima no. Quella è la differenza, perché se io come ti posso dire che all'inizio, e te l'ho detto anche in privatamente, spingendoti a fare il passo che non hai mai voluto fare, e questo lo sai, io all'inizio, giustamente per provocazione, ho fatto del male a lei, e l'ho messo anche a lei privatamente prima che non la sentissi, sono 2 anni che non la sento, e però gliel'ho detto, e ho fatto del male a te, e lo dissi, e l'ho detto anche adesso a Nello, che non lo sapeva sto fatto, ho detto guarda, io lì ho sbagliato perché sono stato una merda. Quando lei si è messa a piangere in privato, ho capito di aver toccato una parte del fondo, e lì ho capito che avevo toccato il fondo e mi vergognavo. Detto, tranne in quel momento, che io ammetto che ti provocavo volontariamente e ti facevo schiattare la capa perché mi ero ingrippato per i ban e te la dovevo far pagare, perché poi sono fatto così e lo ammetto. Nel dopo, io ho sempre fatto delle sceneggiate, come con Pandorino, come con Tricarico, erano fatte per presenzialismo, per far guadagnare anche i soldi a voi, anche se voi pensavate il contrario. Perché quando io mi vengo insultato e passo dall'orco cattivo che massacra gli altri, no? E molto spesso l'haters viene e dona a voi perché dice che è stata cazzo. Io su questa cosa non sono d'accordo, nel senso quando litigavamo io e te e io cedevo con i termini, l'uomo di merda ero io, non te. Ah, perché a me quante volte vogliamo ricordare i nomi? Degli Gennaro Bomber, Gianluca Manfredi, non te ne dico tutti perché io purtroppo c'ho l'archivio telematico. Allora cosa dicevano? Ma io quando stavo live spacca, non parla di calcio, tu sei un uomo professionale, sei un grande uomo, Dani, non come l'isolano, l'ischitano di merda. Anche a te aiutavano, amico mio, non crede che perché ci sono le fazioni da una parte e dall'altra, però dipendeva anche da chi attaccavi, perché se attaccavi uno che comunque ti rispondeva per le rime come Gianni, si agitava ma non andava mai oltre, è un discorso, magari passavi te per quello che, se attaccavi me e sapevi benissimo che dopo un certo limite andavo oltre su cose che non dovevo e che Dani, ho sbagliato, io sicuramente proporzionalmente, ma perché io proporzionalmente all'epoca crescevi di più di quando cresci adesso. Cioè, quello è proprio statistica, se vedi a come hai proposto. Ok, ma io... Perché, perché alla fine tutti gli haters mi... Lascia stare, perché tu, io lo so come sei fatto, a te passa una critica e perdi il controllo. Perché sei fatto così? Ma ci sta il carattere, no?
però tutti gli haters mie andavano a favore tuo, perché dicevano: che bravo ragazzo Daniele, lo sai che bravo che viene su YouTube a parlare di calcio, non come quello che non sa neanche dire una frase in italiano e un napoletano che c'è una e gli haters miei che venivano a scrivere da te, certo, cioè, sono d'accordo, ma infatti è come, era come la fazione Corno Crudeli. Ecco, io ecco, vabbè, però loro non esageravano mai con le cose, ma oddio, oddio. Beh, oddio, Crudeli ha esagerato all'epoca, non è vero, usciva dallo studio una volta bestemmiò pesantemente dicendo no, sono in televisione, capito? Cioè, nel senso, no, vabbè, ma intendo non andavano su io quello che non hai mai capito, tutte le contese tra me e te si finivano lì perché era la parte di una programmazione. Cioè, nel senso, non che io le sceglievo prima, perché a volte le facevi da solo, però ok, va bene, ogni tanto ok, esageravo io, mica ho detto 10 volte su 10, non ho detto l'ultimo periodo sì, 10 volte su 10, okay. Però allora, il fatto è che io non ero portato e non sono portato per quel tipo di, cioè, ripeto, il confronto ci sta. Io non sono portato ad arrivare a quelle litigate là, proprio perché conoscono il mio carattere, e non è solo un discorso di reputazione, è un discorso che io comunque personalmente, quando facevo quelle discussioni, andavo oltre, ci stavo male anche nella mia vita privata su questa cosa qui, capisci? Ma quello è infatti l'errore che ti ho sempre detto, ti ho detto che non è quello è l'errore, ma che io non penso che tu chiamavi mia mamma zoccola e io stavo a pensare, oh madonna mia, cioè se io avessi dovuto pensare così avrei dovuto fare, perché sapevo che era contestuale, cioè nel senso lì sbagli, perché tu devi capire, soprattutto anche perché più volte te l'ho detto pure in privato, guarda, io ci si diverte entrambi, non le prendere sul serio, e tu dicevi sì, poi la mattina ti svegliavi per questioni extrasportive e io che sono buon pugibon venivo attaccato, ma io l'accetto perché io non mi chiamavo spaccacalcio, mi chiamavo Gobbo Toscano, e allora io lì stavo a posto, cioè, essendo Gobbo Campano, Gobbo Milanese, Gobbo Lombardo, Gobbo cioè, allora è logico, perché guarda, tu devi capire una cosa, tu pensi che il mio personaggio, guarda, che fare quello che faccio io è impossibile, perché io un momento ma allora, io qualche giorno fa ho scritto un post inerente anche a questa cosa qui, cioè a me ha dato fastidio anche alcune frecciatine che hai tirato sul discorso magari della tattica, di queste cose qua, ma vabbè, al di là di quello, io ho detto che comunque è giusto che su YouTube ci sia quello che faccio io. No, guarda, io ho detto che a me piace, quando Nella ha detto, io ho detto a me piace la tattica, ho detto che la tattica su YouTube, no, io ho detto Nello, secondo me la sbagli perché la tattica mi piace, visto che l'hai vista la live. Io ho detto un'altra cosa, ho detto che secondo me fare la tattica su YouTube non ti porterà mai visual, perché il pubblico o li incatasti con un clickbait, esempio, qua ti do pure un suggerimento per fare i soldi, tipo domani arriva, inventiamo un nome, mettiamo Coop Miners, e fai, come giocherebbe nel centrocampo della Juventus Coop Miners, come fanno tutti i tattici? Allora lì i soldi li fai, perché dici, fammi vedere Coop Miners, hai anche il bimbo minchia che lei, perché non capisci neanche la tattica. Se fai una tattica base, o c'hai una raccomandazione, o sei spinto da un tipo di canali forti, o la tattica in sé per sé. Ma tu stai parlando di che con Riccardo, ti dico i miei. Nello, ma Nello non sa neanche dove si trova. Se quello che vuoi sapere, come fa la hai bloccato i commenti per caso? No, sono in tutto. Ok, no, perché volevo un attimo. Perché non riesco. No, ci scorrono. Vabbè. No, perché volevo rispondere. Io volevo rispondere anche a Checco, no? Perché poi Checco, purtroppo io non sono coglione, cioè tu non puoi venire una settimana prima a scrivere in chat da me e poi sul post dove ti faccio un sincero un bocca al lupo sul discorso di allenare e quant'altro, vai a scrivere l'analisi tattica, la può fare chiunque. Ma chi? Ah, Checco, io sì, io. Ah, okay. No, Checco. Cioè, capisci che poi uno si gira le balle per forza se tu... Se sei fatti i doppio giochisti in questa maniera qui. Ma io non ti ho mai detto che non devi insultare Checco, anzi lo insulto pure io, cazzo me ne frega, cioè, per me non me ne frega un cazzo, cioè io ho detto sempre, ma ti ho spiegato qual è il discorso, cioè ho detto che secondo me
la tattica, ti ho spiegato perché non si porta, perché la gente vuole vedere urla, strepiti, trash, offese. Io da YouTube, come primissimo lavoro, stipendio di alto livello, io penso a te, cioè nel però, senso. Però non ci arriverò mai a quello. Allora, io se devo fare un qualcosa, perché su YouTube mi sono messo per questo, se devo fare un qualcosa per accalappiare per forza visualizzazioni e soldi, facendo un qualcosa che non mi piace, tanto vale andare a lavorare in fabbrica, capisci? Sì, ho capito, ma io non ti sto dicendo che non devi fare qualcosa che ti piace, però tu devi pensare che il tuo primo lavoro, e visto che è il tuo primo lavoro, i soldi a casa li devi portare, perché altrimenti, cioè, sinceramente, vai a lavorare. No, allora, io... No, ma io ti dico nel senso per garanzie economiche anche per te. Poi a me che cioè, no, se no, tu capito. Stare a non prendere soldi, cazzi tuoi, cioè, buon per te, io non vivrei a non prendere soldi, cioè nel senso io ti dico. No, ma allora io ho altre entrate, non solo da YouTube, quindi non no, è vabbè, quello discorso. No, io dico. Ho capito quello che dici, però cioè, a me fa piacere proprio perché. Allora, tu devi capire che io sento ogni tanto, io non mi ritengo il più grande competente a livello tattico di YouTube, però credo che un minimo ne capisca rispetto alla media, quindi sotto quell'aspetto là... Ma io quello chi te l'ha mai negato, scusami? Secondo me sei un po' absim, sei diventato un po' absim, e quello ti sta rovinando, ma io questo te l'ho detto come consiglio, perché secondo me tu dovresti togliere l'ossessione Allegri, perché ce ne sono migliaia che... Ma non è che non devi pensare a tuo, ma secondo me devi fare i video uscendo fuori da Allegri, perché tanto tu sei uno dei tanti se parla di Allegri Audio. Ma se ne andrà lo farò, ma in questo momento qua non ce la faccio. Cioè, è l'antipatia e l'odio che ho nei confronti suoi. Non ti discuto che l'opinione deve cambiare, perché ormai per tutti anche. Però secondo me tu fai Absim senza avere la capacità di Absim, e quindi per questo... Sì, aspetta, io lo faccio perché me lo sento di fare, lui lo fa... Sì, per ma un... io questo mica ti ho detto, perché tutto si può dire, ma tu fai le cose perché sei cocciuto, mica le fai perché te le scrivi a casa. Esatto. No, ma io questo l'ho sempre... Tant'è che la gente vive per vedere... sacrifici, urlate, e sappiamo il pubblico italiano è bravo, per esempio, bravo Nelly, secondo me nei video non dovresti insistere su Allegri Out, secondo me dovresti cercare di fare che Juve del futuro vorresti, che tipo di allenatore, e fare tutto. Guarda, ti sto dando proprio i consigli di YouTube, guarda, fa gratis. Allora io in questo momento qua non ho entusiasmo di parlare di Juventus, e l'ho detto molte volte, ma lo faccio. Io penso che non sto neanche arrabbiato che abbiamo perso, ma che non cazzo, non mi personalmente. Questo è, cioè, se io devo fare qualcosa devo farlo con entusiasmo, quindi se devo parlare della Juve del futuro devo avere la certezza che questo qui se ne sia andato, allora poi ti posso parlare di un allenatore dell'altro, di quell'altro, ma in questo momento qua, fino a che c'è lui, non riesco a vedere oltre, poco a fare, ragazzi. Ma visto, poi io ti ripeto, ma io te lo faccio come panorama di YouTube, anche perché io te l'ho sempre riconosciuto, secondo me c'è più qualità. Poi ho capito che con 30 minuti guadagni tanti soldi di video, però 30 minuti non di è, live... Aspetta. Allora, è vero che molti monetizzi, ma io non lo faccio per quello, io lo faccio perché quando parto è come se parlassi al bar e parlo mezz'ora. Ma 30 minuti, amico mio, 30 minuti, io vorrei vedere... Tu devi vedere la durata media, mi devi dire la durata media di visione, perché io vorrei capire quanti minuti si guardano. Però ce ne sono diversi che se lo guardano, ho detto. I falsi ci sono sempre al mondo, che c'entra? Però 30 minuti uno non c'è, proprio bravo. Ma ti dico... Bravo nel video, dico, una cosa cos'è? Che fanno in live, una cosa che nel video, onestamente, secondo me dovresti fare. Ma allora lì purtroppo tu sei un coglione, e vabbè, quello. Però ci sono tanti che ormai io e il mio pubblico non sono fatto così, capisci? Cioè, paradossalmente. Perché io faccio video... ho detto di cambiare argomentazione. No, io parlo di minutaggio. Cioè, ho visto che quando faccio video di 5 minuti, me lo guardano in meno. Capisci? Ma non devi fare, io non ho detto che devi fare di 2 minuti, ho detto falli di 9, 10, 11, ma non di 30 minuti. Vabbè, cioè, 30 minuti, 30 minuti è
Quelle, io gli ho detto, vedi, fra libro lo guardo in 2x, cioè dice, ma poi io lo guardo per far conto. Guarda che lo consiglio pure io di aumentare la velocità, assolutamente. Beh, sono mezz'ora, sono mezz'ora, amico mio, cioè mezz'ora si fa una trombata, non è che mezz'ora si fa una trombata. Vabbè, fanno la trombata guardando il video. Anzi, c'è gente come me che la fa 5 in mezz'ora, quindi non è... Io ti ripeto, allora, andiamo alla precisazione, cioè nel senso che... Allora. Ma naturalmente io quando ero provocatore implicitamente lo ammettevo. Poi perché ti dico che non ho mai chiesto scusa? Arriviamo un attimo dei problemi storici tra me e te. Io non chiedo mai scusa perché, come ti ho detto privatamente, io la ritengo una questione esclusivamente di contesto videoludico. Non considero Francesco che insulta Daniele. Ok, aspetta, fermo. Per questo motivo qua allora ti dico che non devi neanche chiedere scusa per discorsi calcistici, perché non vale la pena, capisci? Cioè, siccome la parola scusa è una parola... No, veramente... ma noi parliamo di un'offesa. Cioè, allora io faccio un esempio, tu ti offendi perché ti senti risentito, ma io non mi sentirei risentito perché era una questione che riguardava la live, non è una questione... Daniele dalla Puppa insultato da Francesco Capone. Era. No, ho capito, però se io mi sento risentito, tu non puoi pretendere che io ragioni come te. Se io mi sento offeso, mi sento offeso. È lì, secondo me sbagli te. No, è lì sbagli te perché la vedi come la vita reale, ma non è la vita reale. Io su YouTube, ma come sono qua, sono fuori, cioè non è che cambia, quindi io la vivo anche per questo. Le offese che prendo tramite commenti e quant'altro, me le prendo e in 10 anni ne ho presi tanti e non ci ho mai fatto l'abitudine, perché comunque vanno a toccare sul personale, vanno a toccare comunque il tuo orgoglio, tra virgolette. Ma io già ti ho detto, perché sei uno youtuber medio, no? Ma se fossi stato un grande youtuber, allora tu ogni sera... Se tu avessi avuto la quantità di commenti che ho avuto io a Live Bianco Nera, che io poi mi diverto pure a risponderli, allora tu per una settimana a me un consigliato una volta, se fossi cresciuto tanto, di fare il video o fare i post e non guardare i commenti. Ma io quello che dico, come ieri, che so, veniva chiamato il cagnolino di Max De Gesù, no? Che adesso, ragazzi, non lo chiamate più cagnolino, per cortesia, fatemi stare. Però detto questo, se lui li legge i commenti, è logico che quelli vedono che c'è il coglione che li legge e dicono: ah, allora questo si sta per incazzare, dai, gli scrive, si incazza. No, vabbè. In live tua è così, faccio un esempio, ovviamente se sono in live tua non è che posso pretendere che tu li banni, però in live mia non dicono altri. No, ma subito, io ho capito, ma io allora faccio un esempio, io lo sai che io faccio la risposta breve e poi li banno quando mi rompono i coglioni, okay? È inutile. Se invece mi regalano uno spunto, allora io li tengo pure, come cazzo me ne frega. Però se scrivono solo pelato ciccione, e dopo un secondo li sai, ragazzo, non mi dai neanche uno spunto. Perciò io non chiedevo scusa perché, come ho sempre detto, è una questione calcistica, perché io penso di aver ragione come tu pensi di aver ragione nel calcio, e nessuno deve chiedere scusa perché uno pensa di aver ragione. Ma io poi, dopo i discorsi, chiedi scusa per gli errori, sono derivati dal fatto di spiegarti che secondo me era una cazzata quella, cioè nel senso non c'è bisogno di, cioè non, allora io lo chiedo scusa per mia identità, cioè se io dico che Allegri sarebbe stato giusto per accorciare i tempi perché io da 2020 dissi che per anni non avremmo vinto, io ti chiedo scusa perché devo ammettere un errore per la mia coscienza, altrimenti dovrei fare come tanti youtuber che dicono 57 errori e non li sottolineo. No, ma allora io ti ripeto, secondo me la parola scusa è una parola importante, lì al massimo. Vabbè, per scusa, quanto riguarda scusa sportiva, naturalmente. Tu dici al massimo ho sbagliato valutazione, chiedere scusa secondo me. Vabbè, ma nel senso, ho sbagliato una scusa perché quello che dici, logicamente, quando stai per anni su una piattaforma sbagli tantissime volte, cioè non è che non sbagli, capito? Cioè, chi è che non sbaglia, cioè, nella vita? Però a me, cioè, io ho detto quella, due volte di mercato, che erano Zaniolo, che secondo me c'è stato qualcosa, vabbè, pure Zapata, e io lo ribadite che l'ho sbagliato, perché a me piace... Io credo che chi ammette i propri errori non ha nulla da nascondere, chi non li ammette secondo me è sempre chi non li nasconde.
perché io adesso mi sono fatto anche degli screenshot su notizie di mercato, vai, di vari canali, io sono pronto a mettere in un manuale, perché poi solo io sono l'accattone, però vedo che ci sono altri che accattonano bene. Vabbè, ma guarda in queste due settimane qua, dopo Genoa e dopo oggi, faranno tutti i video riunione, assemblea, giornata, bravo, incontro al vertice e quant'altro. Ma questo che sì, muovetevi che non siete reali, e che cosa vorrebbe dire in italiano? Che devo venire a casa di tua madre per essere reale? Basta che parla, che commento sarebbe muoviti perché non sei reale? Fammi capicino così. Che significa sto commento? Chi è quel Giada Morabito? Chi è addirittura una gnocca nella live? Sarà fake. Ciao Giada Morabito. Se sei gnocca, bene. Se io non scopo da anni, Gino Casini, appunto, tua madre mi vuole fare il regalo proprio perché da anni non l'ha vinto. Qual è il problema? Detto questo, ecco, arriva Robert D'Amico, la copia di Vesticchio. Ma tu pensa che Robert D'Amico fa 3.000 visual in un video? Robert D'Amico. Porca cioè, tu prendi, ti conta. Poi tu dici, è una tattica. Cioè, quelli ascoltano Robert D'Amico, che tattica devono capire? Che copia le cose di Vesticchio a distanza di ore, e facendo anche i tagli sbagliati, e lo vedono che lì la porta e se lo guardano alla fine. Come cittadini hanno i politici che si meritano, aiutano youtuber che si meritano, quello sì, purtroppo sì. Io ho detto sul fatto della scusa, te l'ho spiegato, perché io te l'ho spiegato, io non chiedevo scusa perché la vedevo da contesto sportivo, di intrattenimento ludico, non che toccassi Daniele come essere umano. Sulla questione dell'innominata, io ho sempre detto che all'inizio ho sbagliato io, poi io non l'ho mai nominata per rispetto a lei. Sì, guarda, figurati se ti mando il selfie tra me, Robert D'Amico e te, Fabri Marzo, neanche morto. Piuttosto vado in, scusate, ma non ti capisco di calcio. Vabbè, ho capito, allora sei un uomo. Detto questo, peccato, c'è da Morabito, sarebbe stato bello. Detto questo, poi che c'era più? Quali sono le altre discussioni? Non lo so, c'è qualcosa. Allora, giusto per dire un attimo su te e finirla su questo discorso qua. Io e te, allora, non è il mio problema che tu la pensi diversamente da me. È che noi due abbiamo due modi estremamente opposti, cioè tu sei estremamente provocatorio, io sono estremamente reattivo, che reagisco estremamente, capisci? Quindi sono due istinti. Esatto, sono due caratteri che non potranno mai collimare per certe cose. Tutto lì, è molto difficile, per questo poi io e te non siamo andati. Poi tu mi dici, mi hai voluto fuori dalla crew. In quel momento là, io ti ripeto, e ti dico, adesso non è per dire è colpa tua, non so. Anche il discorso, ma lì era il discorso che dicevi prima, no? Quando sono entrato in attività nel 2020, uno dei motivi per i quali era perché avevamo dei progressi io e te che non ho accettato subito, ok? Di precedenti io e te. Poi, vabbè, abbiamo collaborato e quant'altro, poi sono arrivato a un certo punto che non ce la facevo più, ma anche ma se vuoi insultare c'è anche passa l'acqua, so che vuoi insultarlo perché volevi fare una polemica, c'è passa l'acqua in chat, se vuoi, no, te lo dico. Visto no, che passa l'acqua è un coglione, vabbè. No, non lo so, perché te lo vuoi insultare, è un coglione, ma io gli ho detto già anche anello, quindi non c'è problema. Ah, no, ma passa l'acqua no, quindi io, se gli vuoi dire... Sei un coglione, cazzo. No, vabbè, non voglio riaprire questa roba qua perché poi si tira fuori... Non voglio, però quello è il senso, cioè tutto lì, non hai detto niente mo, nel senso della collaborazione, io penso che quella è la forza in realtà, che è quello che non riesce a entrare, però aspetta, però io a un certo punto anche per un progetto vivere familiare non ce la facevo più, perché cioè sentirmi urlare, sbaitare, incazzarmi ogni cazzo di sera era diventato invivibile anche per chi vive con me. Va detto quello io ci posso stare, ma perché sei coglione tu, cioè lì è il problema è tuo, perché che io ti dico privatamente, guarda che per me fa parte del contest, e tu dici ok, l'ho capito, e poi il giorno dopo perché stai incazzato mi urli in faccia, cioè il problema lì è stato tuo. Ma perché tu, allora, tu non hai un modo che sembra scherzoso, tu hai un modo che sembra veramente serio,
Ma perché, scusami, fammi capire, se io facessi scherzoso, sai che la gente non si diverte, invece se trovo no. Sempre la gente si casa. Ho capito, ma tu hai proprio un modo... Fastidioso. Io sono d'accordo, ma pure io quando mi risento sono fastidioso, ma perché io ripeto sempre, la vedo come questione di YouTube, non la vedo come questione di vita normale, perché probabilmente, come ho sempre detto, quel modo di fare nella vita normale non ci sarebbe, ma passerà a quel Luca, se volete entrarvi, Nello, se volete entrarvi metto il link, tolgo Twitch, però ditemelo, l'ho spiegato. E lì là è il passo che non ci si trova, anche perché io ribadisco nelle ultime live, non per fare la gara chi è più bravo e chi è più malato, lì in quelle ultime live dal nulla partivi e chiudevi le live, ma per tua iniziativa, perché ero così pieno di problemi che io facevo una live che tutti mi dicevano: ma spacca calcio, che brutta fine che hai fatto, ma che è questa YouTube, due coglioni, siete bravo il soliloquio delle palle scese a terra. Ti faccio un favore a chiudertela, perché non avevi voglia di farlo. Sì, questo è vero. Spinello, se volete entrare io vi faccio entrare, che cacchio volete, ma aspetta, tolgo Twitch, dai, aspetta un attimo.